Amici di Prima TV e Telenostra, buon pomeriggio, giorno 2 da San Gregorio Magno, allenamento pomeridiano per i lupi di mister Michele Pazienza che sono già sul terreno di gioco, tra l'altro perfezionato ulteriormente con erba tagliata, ulteriormente innaffiato ieri sera, insomma un terreno di gioco veramente curato nei minimi dettagli, nei minimi particolari, lupi in maglia bianca per questo allenamento, come potete già vedere dalle nostre immagini. Sono sotto col torello da qualche minuto prima di cominciare la seduta pomeridiana che porterà poi l'Avellino all'amichevole di domani, la prima di questo ritiro contro una rappresentativa del paese di San Gregorio Magno, una squadra che testerà l'Avellino per la prima volta dopo soli 2 giorni di ritiro, quindi domani saremo al terzo giorno. Mister Pazienza, seduto sul pallone, osserva i suoi ragazzi che sciolgono un po' le gambe questo pomeriggio con il torello, come detto, e poi si entrerà nel vivo. Cercheremo di capire quanto, insomma, sarà intensa la seduta di oggi, considerando appunto che domani si giocherà all'amichevole. Un'amichevole che dopo 2 giorni, insomma, ci farà vedere qualcosina, metterà in mostra qualche volto nuovo, soprattutto i portieri, c'è Alessio Tribuzzi, poi altri volti nuovi al momento non ce ne sono, perché si attende sempre l'arrivo di Dimitrios Osunas mercoledì, si attende l'arrivo di Patierno, che non è un volto nuovo chiaramente, ma che è assente al momento per la noia al collaterale del ginocchio che sta curando, che dovrebbe arrivare all'inizio settimana prossima, come detto. Però un amichevole è sempre un amichevole, si ritorna a vedere l'Avellino giocare dopo quel maledetto 2 giugno al Menti di Vicenza che ha decretato l'eliminazione dei lupi dalla semifinale playoff. Siamo in diretta Facebook come sempre sulla pagina di Prima TV, vi invito a commentare, a porre domande, a chiacchierare insieme per trascorrere questa diretta con le immagini della squadra e ovviamente con le vostre curiosità, con le vostre considerazioni. Abbiamo ascoltato questa mattina le prime parole biancoverdi di Anthony Iannarilli, nuovo estremo difensore dei lupi, e ci è sembrato molto deciso, un portiere di personalità, classe 90, non ha ormai più nulla da imparare anche sotto l'aspetto chiaramente della comunicazione. Ha detto diverse cose interessanti, tra cui ha detto: questo Avellino mi ricorda un po' la mia Ternana, quella che vinse il campionato di Serie C, che poi tra l'altro festeggiò proprio sotto i nostri occhi al Libero Liberati di Terni contro l'Avellino. Festeggiò la vittoria del campionato, che fu un campionato dominato in lungo e in largo, stile Catanzaro due anni fa. Era una Ternana che era una corazzata, in quella porta c'era Anthony Iannarilli. Ha detto un gruppo forte, l'Avellino parte da una base solida che può essere sicuramente un vantaggio rispetto alle altre. Insomma, è un po' d'accordo anche con quello che ci diciamo noi durante le dirette. Un Avellino che non ha dovuto rivoluzionare, che non rivoluzionerà a differenza di altre squadre, un Avellino che puntella, che ha già una base molto solida, che ha uno zoccolo duro importante, che riparte dalle certezze e riparte anche dallo stesso allenatore della passata stagione. Questo è chiaramente un fattore molto 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 importante. Salutiamo Nino Guerriero, buon pomeriggio. L'orario dell'amichevole ancora non ci è stato comunicato, Luigi, lo faremo noi a nostra volta dopo che l'ufficio stampa biancoverde ci avrà comunicato l'orario, ma io credo che non si scappi dalle 17:30-18, voglio dire, questo può essere l'orario indicativamente, lo stesso orario più o meno dell'allenamento pomeridiano, come vedete alle 17:30 oggi si comincia, e l'amichevole, considerato che comunque ci sarà qualche tifoso in più, qualche curioso che verrà a godersi la partita, potrebbe anche iniziare alle 18, insomma un orario che potrebbe essere leggermente più comodo, leggermente più fresco, anche se devo dire non stiamo soffrendo particolarmente il caldo, soprattutto qui al centro sportivo, e dunque vi terremo chiaramente aggiornati su tutto, anche sugli allenamenti, perché probabilmente domani mattina non ci sarà l'allenamento, o magari ci sarà un risveglio muscolare, questo ce lo comunicherà l'Avellino, ma noi saremo concentrati chiaramente sull'amichevole. Sunas quando arriverà, ci chiede Michele Spiniello, arriverà molto probabilmente mercoledì, perché abbiamo raccontato che Sunas aveva qualche giorno in più di vacanza, visto che comunque il Catanzaro aveva disputato anche i playoff, semifinale playoff di Serie B. Arriverà dalla Grecia, passerà per Catanzaro dove ultimerà tutti i dettagli burocratici
anche insomma situazioni personali di a Catanzaro, poi sarà tempo delle visite mediche a Villa Stewart per poi approdare qui a San Gregorio Magno. Lo aspettiamo tutti, lo aspetta la pazienza, lo aspettano i compagni, lo aspettano ovviamente anche i tifosi per quello che è un grandissimo colpo di mercato dell'Avellino. Ottavio Piccillo, un saluto da Roma. E a proposito di calciomercato, anche stamattina vi abbiamo parlato dell'interesse, dell'alto gradimento per quanto riguarda il ruolo di difensore per Stefano Scognamillo del Catanzaro. Gradimento sì, però insomma un'operazione non facilissima, quindi non è detto che vada in porto assolutamente, perché comunque da Catanzaro fanno sapere che vogliono addirittura rinnovare il contratto al giocatore. L'Avellino ci sta lavorando, ci sta pensando, non è in uscita secondo quello che ci dicono da Catanzaro anche i dirigenti del club calabrese, però insomma, se l'Avellino ci sta lavorando qualche margine ci sarà certamente. Tra l'altro i rapporti sono molto buoni proprio dopo, in virtù del fare Sunas, quindi non dovrebbero esserci problemi di questo tipo. Piuttosto il problema può essere che il Catanzaro, che Fabio Caserta, nuovo allenatore delle Aquile, vuole puntare su Stefano Scognamillo, che è un difensore importante già per la Serie B, figurarsi per la Serie C. È già stato in passato vicino all'Avellino qualche anno fa, era anche abbastanza vicino all'Avellino di Di Somma e Braglia, salvo poi scegliere l'Alessandria, se non ricordo male, facendo anche un po' arrabbiare il suo procuratore, aveva speso la parola con l'Avellino. Però classe 94 lui, vedremo cosa succederà. Il discorso mercato è sempre lo stesso, era quello di stamattina praticamente, perché non è cambiato molto. Telefono bollente quello del direttore Condò, che vediamo molto spesso proprio al telefono, ma sappiamo che il direttore Condò cura molto, molto bene soprattutto forse le uscite oltre che le entrate. Il direttore Perinetti ancora non è arrivato, il ritiro lo farà nei prossimi giorni, quindi lavora dagli uffici avellinesi, no? Dal bel sito hotel, dallo stadio. Sono giorni caldi per regalare a pazienza le pedine che mancano, che ribadiamo sono 4. Oltre al difensore di cui parlavamo prima, c'è il famosissimo discorso del playmaker, il famosissimo discorso del quinto di sinistra, è quello poi dell'attaccante, che secondo me sarà un discorso che non si affronterà nell'immediato, bensì nel mese di agosto, forse anche agosto inoltrato, perché lì l'Avellino deve fare un solo innesto là davanti, e lo deve fare bene, deve può aspettare le offerte del mercato, quello che propone il calciomercato, che ad agosto sappiamo essere completamente diverso rispetto al mese di luglio, quando nel mese di luglio si chiedono tantissimi soldi per i cartellini, quando i giocatori preferiscono ancora restare in Serie B, preferiscono ancora aspettare, preferiscono ancora fare muro contro muro con le società, quando magari ancora aspettano i rinnovi dalle rispettive società, rinnovi che poi non arrivano, si decidono a scendere di categoria. Tutto questo insomma ci vuole un pochino di tempo per fare questi colpi qui, e quindi manca un mese e mezzo alla fine del calciomercato. L'Avellino, come dicevo anche ieri sera, mister pazienza a notte ritiro, non ha fretta, ha la forza giusta per aspettare, la lucidità per aspettare senza frenesia di mettere a segno colpi importanti. Per quanto riguarda il playmaker, i nomi sono quasi sempre gli stessi, sicuramente ci sono almeno altri due profili ancora top secret sui quali stanno lavorando Perinetti e Condò. La pista Capomaggio è una pista secondo me molto fredda al momento, perché è una situazione in fase di stallo che non si risolve. Il Cerignola non è intenzionato ad abbassare le pretese, oppure se le abbassa non di tanto, non almeno quanto vuole l'Avellino. Abbiamo ascoltato anche il direttore sportivo di Toro, anche dai colleghi di Antenna Sud, che ci hanno comunque girato, perché adesso sanno, no, che c'è questa situazione, quindi ogni volta che intervistano di Toro, il direttore del Cerignola, ci inviano le interviste. Proprio di Toro poche ore fa ha dichiarato: non c'è nessuna offerta dell'Avellino, non c'è nessuna trattativa tra Avellino e Cerignola per Capomaggio, ed è una versione
nella quale mi ritrovo per le informazioni in nostro possesso, ve l'abbiamo detto, c'è il gradimento, c'è l'ok di Pazienza che lo conosce benissimo, c'è l'ok del giocatore che vorrebbe venire ad Avellino, c'è un accordo di massima con l'entourage del giocatore, ma non c'è una trattativa col Cerignola. Avellino e Cerignola non si sono mai seduti al tavolo per parlare di un trasferimento e questo è giusto che anche il tifoso lo sappia. Al momento non ci sono trattative per Galo Capomaggio tra Avellino e Cerignola, il che è fondamentale, questo non è un aspetto secondario. Anche Di Toro ha detto se non ci saranno le condizioni giuste per un trasferimento Capomaggio resterà a Cerignola, quindi la situazione è questa, perciò dico l'Avellino lavora su diverse alternative, che può essere Peterman della Virtus Entella, che può essere Rodrigo De Ciancio del Picerno, ma anche qui il Picerno chiede tanto, il direttore greco vuole un'offerta fuori dal mercato e per quanto riguarda le offerte fuori dal mercato l'Avellino deve pensarci bene, perché non bisogna fare follie, perché ci sono tanti calciatori che possono fare, al caso dell'Avellino dicevamo anche ieri nella nostra diretta, calciatori funzionali, il che non vuol dire per forza il nome altisonante, ma un calciatore che possa incastrarsi benissimo nel puzzle di Pazienza, che ha già un centrocampo molto molto forte. Ricordiamoci che davanti alla difesa può giocare Palmiero, può giocare Armellino, anche se è arretrato ufficialmente nella batteria dei difensori, quindi l'Avellino ha tanti giocatori duttili. E ribadiamo in chiusura di questo discorso che non c'è alcuna fretta. Certo è che non si può aspettare all'infinito e i direttori stanno lavorando su altre situazioni. Klaus Koh, l'amichevole di domani è possibile venire a vederla? Certamente. 2500 posti la capienza della tribuna qui del centro sportivo di San Gregorio Magno. Michele Giaquinto, Forza Lupi, Carmine Scafuro, potrebbe essere Alfredo Donnarumma la scelta. Credo che non ci sia ancora una scelta, Carmine. L'Avellino non credo abbia già scelto l'attaccante, perché come dicevo prima ci saranno tante situazioni che si apriranno, magari hanno individuato, hanno due o tre nomi sul taccuino, aspettano queste situazioni, però io credo che l'Avellino aspetterà tanto per l'attaccante, lo dicevo prima, perché ci sono nomi che al momento non hanno sul taccuino ma che possono rivelarsi delle occasioni ghiottissime, come lo è stata Gabriele Gori l'anno scorso insieme a Marco Armellino, che sono arrivati ad agosto, quindi si apriranno non delle porte ma dei portoni ad agosto. Situazione Capomaggio l'ho appena spiegata, Gerardo Spagnuolo. Pasquale Carfagno mi chiede di Sunas, è una trattativa chiusa, non c'è alcun pericolo, accordo trovato tra Avellino e Catanzaro, accordo trovato tra l'Avellino e il giocatore ancora prima. È chiaro che mister Pazienza è un tesserato e sapete benissimo quanto un tesserato debba andarci coi piedi di piombo quando risponde. È normale che l'allenatore dice quando sarà ufficiale, quando lo vedrò qui alle mie dipendenze allora potrò parlare di Sunas. Fa parte del mondo del calcio questa tipologia di risposta, 9 allenatori su 10 avrebbero risposto così e ci sta. È normale che siamo sempre un po' noi giornalisti a sbilanciarci, fino a che Sunas non potrà essere ufficiale fino a quando non svolgerà le visite mediche. Non si può ufficializzare un giocatore, non si può far firmare un giocatore se non ha ancora svolto le visite mediche, ma l'accordo è concluso, l'accordo è fatto, anche perché Sunas ha dato pienissima disponibilità a venire ad Avellino. L'Avellino non ha dovuto attendere l'ok di Sunas dopo aver trovato l'accordo col Catanzaro, anzi l'Avellino ha avuto il massimo gradimento da parte di Sunas e ha chiuso subito l'accordo col Catanzaro nel giro di 2-3 giorni, ma perché il calciatore ha gradito molto la proposta biancoverde, che potrebbe addirittura andare su un quadriennale. Attenzione, non abbiamo notizie certe al momento sulla durata del contratto, ma potrebbe addirittura essere un quadriennale, se no sarà un triennale. Carmi, adesso sto andando un po' a ritroso con i commenti, ma credo di aver già risposto un po' a tutto, perché Carmine Scaforo ci chiede l'attaccante sarà una Lacianci o alla Biasci, sarà un attaccante la Sgarbi per intenderci, un attaccante bravo tecnicamente che attacchi la profondità, un attaccante che sappia fornire assist, che sappia fare gol all'occorrenza,
quindi un profilo abbastanza completo è quello che cerca l'Avellino, perché avrà quattro attaccanti in rosa. Al momento la batteria degli attaccanti dovrebbe essere di quattro, perché poi l'ho detto già stamattina, bisogna fare anche un po' i conti con la lista, che quest'anno sarà una lista di 23, quindi l'Avellino ha scelto di avere 21 giocatori di movimento, i due portieri Marson e Giannarilli, e poi Guarnieri, che sarà un portiere che sarà inserito in lista solo se uno dei due portieri sarà squalificato o infortunato. Quindi dobbiamo ragionare, quindi ricordiamoci questa cosa qui, che l'Avellino avrà due portieri in lista e 21 giocatori di movimento. Abbiamo fatto un calcolo stamattina. L'Avellino prende un difensore, un centrocampista, un esterno a sinistra e un attaccante e arriva a 23. E già non ci sarebbe spazio per... non arriva a 22. Più Sannipoli, che è tra i giocatori che Patrizio sta valutando, ma che secondo me può restare, Pieschance, più Sannipoli, andiamo a 23, chiudiamo la lista, di conseguenza già Maisto, che è qui per essere valutato, non avrebbe spazio in lista. Quindi l'Avellino dobbiamo conteggiare quattro attaccanti, Russo, Cody, Paterno, è quello che arriverà. Già così bisognerebbe dire addio a uno tra Maisto e Sannipoli. Quindi questo è un ragionamento da fare, è un qualcosa da ricordare, perché la lista è fondamentale. L'Avellino deve avere 23 giocatori in lista, due portieri, 21 di movimento. Anche voi da casa divertitevi a fare un po' il conteggio dei giocatori che sono qui in ritiro, aggiungetene 4, difensore, esterno sinistro, play ed attaccante, e vedete che, a che numero arrivate, perché poi la lista bisogna rispettarla per forza. Situazione Aia, Ottavio Piccilli, una situazione che andrà risolta in una maniera un po' diversa forse rispetto alle classiche, trattative. Si andrà ad una risoluzione contrattuale, può esserci anche qualche aspetto legale nel mezzo, perché è un giocatore che da 6 mesi non mette piede in campo, quindi può esserci una risoluzione abbastanza facilitata per l'Avellino, però questi sono aspetti dove non mi addentro. Il giorno che è arrivato Alessio Tribuzzi al Belsito Hotel, dopo un'oretta abbiamo incrociato anche l'avvocato Claudio Parlato con Antonio Schetter, che sono praticamente l'entourage di Maisto ma anche di Ramzi Aia. Furono convocati per parlare proprio di Francesco Maisto, per comunicargli ancora una volta che il ragazzo veniva in ritiro e sarebbe stato valutato da Pazienza, e su Aia, domanda su Aia, ci hanno risposto che è una situazione che comunque si risolverà. Adesso non è nello specifico, anche loro stavano studiando bene la situazione, ma è una situazione che si deve assolutamente risolvere. Forza Lupi da Livorno, ciao Nella. Francesco Pelosi, forza Lupi. Luca Di Jesu, forza Avellino, Milano e Biancoverde. Michele Spignello mi chiede di Biasci, mi sono espresso tante volte ragazzi su Biasci, non è un sondaggio, non lo so, però non è una trattativa che ci risulta, non è un profilo che ci risulta al momento, poi magari fra un mese lo prendono, però al momento non ho riscontri su Tommaso Biasci. Io non penso che il Catanzaro possa poi smantellare completamente la rosa vendendo Sunas, vendendo Biasci, vendendo Van de Putte, vendendo Fulignati, vendendo Verna. Capisco il nuovo corso Polito Caserta, però neanche credo che possa poi andare a smantellare uno zoccolo duro che comunque ha portato dei risultati importanti, non solo la vittoria in Serie C del campionato, ma anche l'anno scorso con il Catanzaro, che è un po' a sorpresa, però in maniera molto molto solida, molto concreta, è arrivato a giocarsi la semifinale playoff per accedere alla Serie A. Alfredo Sabeone, forza Lupi da Roma, forza Lupi Domenico Cappabianca. Fulvio Cicchiera, c'è un obbligo di andare in lista, puoi dire come deve essere composta la rosa? Grazie, l'ho appena detto Fulvio, ho spiegato che la lista quest'anno sarà di 23 e non di 24, dovrebbe essere di 23 più 1, questo più 1 non c'è nell'Avellino, perché dovrebbe essere un 2002 con 2 anni di settore giovanile nell'Avellino. L'Avellino non ha questo profilo, quindi noi sul più 1 non ci ragioniamo, andiamo semplicemente sui 23 che l'Avellino ha scelto, ribadiamo, come ci ha confermato Pazienza ieri sera, 21 giocatori di movimento, 2 portieri che sono Marson e Giannarilli, con Mattia Guarnieri che sarà portiere ballerino, ovvero inserito in lista solo ed esclusivamente se uno dei due portieri dovesse essere assente per infortunio o squalifica. Pazienza ci ha anche detto, Guarnieri in fase di chiamata è stato anche avvisato di questa situazione qui, ha accettato di venire da Avellino, ha firmato un annuale, però è
un portiere che comincia fuori lista, tra virgolette. Alla prima partita ufficiale l'Avellino inserirà solo Marson e Iannarilli, perché vuole avere spazio per 21 giocatori di movimento. Perché 21 giocatori di movimento e due portieri? Perché la lista quest'anno è di 23. Ferdinando Santoro, buon pomeriggio. Scogna Milo del Catanzaro, quando si saprà di più? Anche su questo l'abbiamo detto, è un profilo che interessa, però prendiamolo come un sogno di mercato. Prendiamolo come un sogno di mercato per la difesa, di difficile realizzazione. Ne abbiamo, com'è allora? Forza, ne abbiamo parlato, perché dillo più forte. C'è il gradimento, c'è l'interesse, è un top player per la Serie C, però andiamoci molto cauti, perché da Catanzaro non vogliono liberarsene, anzi probabile anche un rinnovo di contratto. Bisogna capire chi sceglieranno per sostituire Sgarbi. Questa è una bella domanda, caro Luca Pontis. Costa rinnova, nuova offerta, è vero? No, ma l'Avellino ha già fatto la sua offerta a Filippo Costa, ha proposto un triennale importante, Costa ha già dato l'ok a questo triennale dell'Avellino. Il problema di Filippo Costa si chiama Vicenza, se problema lo possiamo chiamare, e un altro problema è sulla carta d'identità di Filippo Costa, perché Filippo Costa è di Vicenza e quindi non sarà facile fare un po' di casino, tra virgolette, per liberarsi da un Vicenza che non lo vuole rinnovare. Lui resterebbe volentieri a Vicenza, è casa sua, ha un contratto a cifre molto importanti, è un titolare inamovibile al centro del progetto, però è chiaro che se il Vicenza non vuole rinnovargli il contratto che scade nel 2025, dall'altra parte c'è l'Avellino che mi offre un triennale importante, io per la mia carriera, per la mia professionalità, per la mia famiglia, per le mie tasche, mettetela come volete voi, sono orientato ad accettare il triennale dell'Avellino. Diciamo, come un po' per il Cerignola, il Vicenza non può concedersi il lusso di non rinnovare un giocatore come Filippo Costa, non può concedersi il lusso di non rinnovare e di dirgli tu da qui non vai via, restando a scadenza di contratto. È chiaro che così induce il giocatore a restare, perché deve restare per forza, visto che il contratto è firmato per un altro anno, ma resta controvoglia, resta col mal di pancia, resta magari col muro contro muro, con un braccio di ferro nei prossimi giorni per cercare di forzare un po' la mano, e io non credo che il Vicenza possa permettersi tutto questo con un giocatore del calibro di Costa. Ecco perché personalmente sono un pochino più ottimista su Filippo Costa, perché c'è il gradimento per l'Avellino, c'è anche una situazione abbastanza strana, a meno che il Vicenza domani si sveglia, il direttore Matteassi e il patrono Renzo Rosso domani si svegliano, propongono il rinnovo di contratto a Filippo Costa. Ci tengo a precisare che se il Vicenza dovesse proporre il rinnovo contrattuale a Costa, Costa resterebbe a Vicenza senza alcun tipo di problema, perché, ripetiamo, sulla carta d'identità di Filippo Costa c'è Vicenza come città di origine, quindi è a casa sua. Ed è chiaro che proprio per questo, e finisco, non potrà forzare troppo la mano, perché è di Vicenza, i tifosi vicentini lo amano, gli vogliono bene, quindi un po' particolare la sua situazione. Però io resto ottimista, nel senso che è una situazione che può svilupparsi in maniera positiva per l'Avellino, secondo me molto più di Capomaggio, perché lì io non vedo la luce in fondo al tunnel, sinceramente, per le richieste del Cerignola al momento. Quindi ribadiamo, Capomaggio non c'è nessuna trattativa ufficiale tra Avellino e Cerignola, ce lo dicono i dirigenti biancoverdi, ma anche l'agente del calciatore, sollecitato più volte da qualche nostro SMS, ha detto non c'è trattativa, ma anche Di Toro, i vari colleghi sia di Avellino che di Cerignola, ha ribadito che non c'è stata nessuna offerta ufficiale dell'Avellino. Se non c'è l'offerta ufficiale non c'è trattativa, si tratta su cosa? Sul niente, sulla richiesta di informazioni, non c'è trattativa in questo momento. Intanto, tornando un po' sul lavoro che sta svolgendo la squadra, ci sono due gruppi, come potete ben vedere, nei pressi delle due bandierine. Un po' di possesso palla, casacche gialle, casacche rosse, maglie bianche, lavori che abbiamo visto anche al Partenio Lombardi durante la stagione, queste esercitazioni. Pressione nello stretto.
mentre mister Rapacioli continua a lavorare con i quattro portieri. Ricordiamo Antonio Iannarilli, Leonardo Marson, Luca Pizzella, il fratello di Antonio Pizzella che è andato via qualche giorno fa e ha rescisso il suo contratto con l'Avellino. E poi c'è Mattia Guarnieri come terzo portiere. Carmine Scafuro dice la Izza potrebbe essere una soluzione. Perché no? Conosce benissimo Avellino e sono convinto che accetterebbe la corte dell'Avellino volentieri, lui che è rimasto molto molto legato ai colori bianco-verdi. Potrebbe giocare a braccetto di destra, a braccetto di sinistra. Sicuramente un profilo di alta classifica, un profilo interessante. Immarcabile il direttore Condoglio, scatta da destra a sinistra, sempre nel telefono in mano, sua borsetta, chissà cosa nasconde quella rubrica del direttore Condoglio. Contatti costanti con procuratori, direttori, ma anche con il direttore Perinetti, col presidente D'Agostino per le cifre degli affari, delle operazioni, sia per quanto riguarda le entrate, per quanto riguarda le uscite. Ricordiamoci, in uscita Varela molto molto vicino al Sorrento, D'Angelo vicino al campo basso di Braglia, sembra orientato ad accettare questa sfida particolare, Sonny D'Angelo, dove si ritroverebbe ad essere molto importante, centrale nel progetto di Piero Braglia, che lo conosce benissimo, che gli ha dato uno slancio importante al suo primo anno ad Avellino con i 10 gol. Dall'Oglio sempre corteggiatissimo dal Pescara di Baldini, anche questa è un'operazione che si potrebbe fare perché c'è il gradimento del calciatore verso una piazza importante come Pescara, cioè Baldini che lo accoglierebbe a braccia aperte. Bisogna incastrare anche qui cifre e tasselli di una operazione che non dovrebbe essere molto complicata. D'Amico al Trento, mancano le ufficialità per queste tre operazioni, intendo D'Amico Varela in primis, un passetto più dietro D'Angelo al campo basso, però anche qui siamo abbastanza delineati come situazione. Ci fermiamo ragazzi qualche minuto di pubblicità e poi torniamo per la seconda parte dell'appuntamento pomeridiano, secondo giorno a San Gregorio Magno per i lupi di Mister Pazienza, tra poco. Eccoci in diretta da San Gregorio Magno per il secondo giorno di ritiro dei lupi. Con l'Avellino schierato per un'esercitazione. Allora, mister Pazienza spiega, adesso chiama Armellino che dà la casacca al compagno e si va a piazzare dall'altra parte. Anche il vice Antonio Laporta sta spiegando ai ragazzi quella che è l'esercitazione che andranno a fare tra poco. E può iniziare adesso l'esercitazione, un po' vi lascio anche ogni tanto l'audio ambientale, no? Per farvi
per farvi ascoltare le parole del mister. Pasquale Carfagna dice: speriamo che il problema di Patino non crei problemi durante il campionato. No, Pasquale si sta prendendo qualche giorno in più di terapia, diciamo così, proprio per arrivare pronto, per arrivare bene in ritiro e cominciare la stagione. Giovedì c'è in programma Nomi Chievole, sì, giovedì 18 luglio si giocherà con l'equipe Campania. Silvestri, dice Federico Corchio, non credo, ha conquistato la promozione in Serie B dopo tanto tempo e la desiderava col Cesena, quindi non credo che... Però ragazzi, non facciamo confusione con i nomi, nel senso che io capisco le vostre proposte, le vostre idee, però poi si rischia un attimo di fare un pasticcio con tutti i nomi che vengono fuori, no? Qualcuno può prendere qualche nome che è una vostra proposta, fraintenderlo e poi dobbiamo trovarci a smentire su nomi mai trattati. Cerchiamo di concentrarci su nomi che l'Avellino abbia almeno sondato in maniera reale. Ecco perché vi abbiamo parlato di Stefano Scognamillo ed ecco perché vi ho detto che anche sarebbe un'operazione molto molto difficile, che possiamo definirlo un sogno di mercato per l'Avellino. Scognamillo, però c'è un sondaggio vero e proprio, ci sono le conferme da parte anche dei dirigenti biancoverdi, dall'altra parte, come detto, abbiamo verificato anche col Catanzaro, perché noi chiaramente cerchiamo di lavorare ascoltando sempre le due campane, e dall'altra parte abbiamo trovato un direttore pulito, abbastanza chiuso su Scognamillo, ci ha detto che non è in uscita, però è chiaro che l'Avellino deve presentarsi con un'offerta, deve presentarsi con una situazione particolare per poter far cambiare idea al Catanzaro, anche se magari ha avuto l'ok del giocatore. Però sondaggio vero, idea vera, si farà? Non lo sappiamo. Per me resta un'operazione molto difficile, molto complicata, un'operazione che l'Avellino desidererebbe fare, ma assolutamente di non facile realizzazione, per la volontà che ha il Catanzaro di tenerlo e di rinnovare il contratto. Paolo parla del pullman. Dai Paolo, concentriamoci su altre cose. Il terreno erba o sintetico non mi sembra messo benissimo. Guarda Fulvio, un terreno di gioco naturale, curato nei minimi dettagli e tenuto in maniera perfetta, in maniera maniacale dal custode tuttofare del campo che è Arcangelo, terreno di gioco veramente molto molto bello. Una cosa che abbiamo sottolineato tante volte da ieri, addirittura stamattina il nostro amico Arcangelo dopo l'allenamento è ripassato sul terreno di gioco, un'altra sistemata, l'ha pettinato, l'ha ritagliato, veramente con grande cura. Ma tra l'altro si vede anche dal rimbalzo del pallone che è molto pulito, molto, molto fluido, non ci sono zolle particolari, non ci sono rimbalzi particolari, quindi al momento veramente sta reggendo bene ed è l'ideale anche per provare situazioni tecnico-tattiche come in questo caso. L'uscita di Marson sull'inserimento di D'Ausilio, Marson che ci ha fatto già vedere qualche paratina importante, anche se parliamo di esercitazioni, però per quanto riguarda il portiere la parata vale sempre durante le esercitazioni, durante i tiri in porta, durante qualsiasi tipologia di allenamento si vada a fare. Tra l'altro l'Avellino può fregiarsi quest'anno di una coppia di portieri veramente di assoluto livello, anche Iannarilli stamattina ne ha parlato e ha detto: per me può essere soltanto uno stimolo in più quello di avere un secondo, almeno inizialmente, come Leonardo Marson, che va ad insidiargli il posto ogni domenica, quindi Iannarilli sa bene di non potersi permettere passi falsi perché c'è un secondo portiere che potrebbe essere il primo in qualsiasi squadra in Serie C. Mancino tra l'altro Marson, Iannarilli di piede destro. Benedetti, Rigione, Solaro, i tre difensori in maglia bianca, Palmiero play, Maisto mezzala, Rocca mezzala, Liotti quinto a sinistra, Giano quinto a destra e Russo in attacco con Sacco, ci sembra.
casacca gialla qui sotto la nostra postazione per Alessio Tribuzzi, uno dei volti nuovi di questo Avellino, casacca gialla un po' più a sinistra per Antonio De Cristofaro, casacca gialla li ferma nel mezzo per Arzillo, capitano della Primavera, dall'altra parte invece sono fermi sulla corsia di sinistra in questo momento D'Ausilio e Sannipoli, mentre in casacca rossa in questo momento stanno difendendo, eccolo qua, Cancellotti che rischia l'autogol, bravo Marson. Quindi Cancellotti e Frascatore stanno facendo i difensori, Cermellino che aspetta, e poi ci sono anche ragazzi come De Michele a fare gli attaccanti. La cosa che cerca mister Pazienza quando arrivano questi lanci lunghi che diventano preda dei difensori, come in questo caso ha fatto Benedetti di testa, Pazienza vuole subito indirizzare il pallone, ovvero Benedetti quando va a colpire di testa deve già trovare, non deve colpire così per allontanare la palla, ma deve colpire ed indirizzare già il pallone verso il centrocampista, quindi vuole grande qualità Pazienza nella costruzione dell'azione. Forza Lupi, Donato Castagno, sempre da San Gerardo Maiella di Caposele. Che bei cross, ma quando ritornano tutti, dice Luca Trifone. Tutti, in che senso? Manca Paterno. Manca solo Paterno in ritiro dei giocatori che... E poi chiaramente stiamo aspettando sul massa che dovrebbe arrivare mercoledì. Perché Ricciardi non è rimasto? Chiede Fulvio, questione di contratto, scelta tecnica, la verità sta un po' nel mezzo tra queste due opzioni, caro Fulvio, anche se comunque la verità è che Ricciardi non ha voluto proseguire la sua avventura all'Avellino, non ha voluto rinnovare nonostante ci sia stata la proposta di rinnovo da parte della dirigenza, semplicemente perché preferisce essere centrale nel progetto da un'altra parte. Qui c'è una concorrenza importante come Alessio Tribuzzi sulla corsia di destra e quindi Ricciardi ha preferito sceglierà qualche squadra che gli garantirà, diciamola, di essere la prima scelta. Qui è chiaro che non era così, l'Avellino punta ad aumentare la qualità della rosa, lo fa con Tribuzzi. Ricciardi doveva battagliare con Tribuzzi per prendersi il posto da titolare a 24 anni, ci sta che il ragazzo dice sono nella piena maturità calcistica, preferisco una squadra che mi dia spazio garantito, diciamo. Ha sempre tante indicazioni mister Pazienza, che dirige questa esercitazione. Qui vediamo adesso la sventagliata di Palmiero per Giano, che mette un bel pallone. Su Giano sono molto molto curioso, lo dicevo già in altre dirette, perché è un giocatore che è stato confermato da Pazienza subito senza aver bisogno di riflettere, un giocatore che Pazienza ha voluto a gennaio, un giocatore che questi primi sei mesi ha avuto modo di conoscere sia Pazienza, sia l'ambiente, sia il campionato di Serie C, un giocatore di grande temperamento, un giocatore argentino, ha personalità, l'abbiamo visto, ed è un giocatore che ha anche una buona tecnica di base, un bel cross, un buon dribbling, non disdegna mai l'uno contro uno contro il difensore, quindi io credo che possa essere un'alternativa
che rischia di diventare di ottimo livello ad Alessio Tribuzzi sulla destra. Ecco perché poi la riflessione su Ricciardi da parte dell'Avellino: Sannipoli può restare ed è un quinto, Cancellotti me lo può fare in fase di emergenza, ma neanche tanto emergenza, perché Cancellotti è comunque nasce terzino. C'ho Giano che può crescere ancora, e c'ho Tribuzzi che è un elemento di grande qualità, quindi ce li ho. Gol di Maisto. Un altro giocatore, Maisto, che dovrà giocarsi la permanenza qui. Oh, Pasquale, Tribuzzi non può fare 38 partite tutti i 90 minuti in ruolo così dispendioso, e come ti dicevo, a volte mi anticipo un po' nelle risposte alle vostre domande, però come ti dicevo c'è uno Giano che ha tanta voglia di emergere e che secondo me è un profilo interessante, e sono molto curioso di capire se ci sarà una crescita nel corso del ritiro, ed è un'alternativa quindi importante. Potrebbe restare a questo punto Sannipoli, che va a dare anche una sorta di ricambio lì a destra, perché ricordiamoci che Sannipoli a Latina ha giocato sempre quinto a destra, è un giocatore che ha ancora 2 anni di contratto con l'Avellino, e in più, se lo voglio fare in maniera un po' più conservativa, al quinto a destra ci posso piazzare Cancellotti, perché l'Avellino avrà 6 difensori centrali, quindi hai voglia di soluzioni anche nel pacchetto difensivo. Quindi se tanto mi dà tanto, Tribuzzi, Giano, Sannipoli, Cancellotti. Sì, Ottavio ci sarà diretta con l'amichevole di domani, vi faremo sapere l'orario appena l'Avellino lo ufficializzerà. Stacco di Armellino, Frascatore, la difesa 3 adesso è Cancellotti, Armellino, Frascatore e Maglia Bianca, dall'altra parte invece Benedetti e Solaro. D'Ausilio, sterzata e destro all'incrocio, grandissimo gol di Michele D'Ausilio, grande qualità per l'ex Cerignola, che alla fine della stagione è emersa ulteriormente. Lo conoscevamo, sapevamo avesse grande qualità, però è un giocatore che quest'anno si giocherà il posto con Sunas, perché sono le due mezzali offensive, no, dell'Avellino. Sarà una bella battaglia tra i due, però D'Ausilio secondo me a partita in corso può dare qualcosina in più, perché è molto rapido, può spaccare la partita, è una soluzione importante, ma di soluzioni ne ha tantissime l'Avellino quest'anno, pazienza, veramente avrà l'imbarazzo della scelta. Speriamo che la fortuna ci accompagni anche dal punto di vista degli acciacchi, degli infortuni, speriamo di non essere falcidiati come all'inizio della stagione scorsa, speriamo di avere quasi tutti sempre a disposizione. Però proprio per prevenire tutto questo, l'Avellino quest'anno non vuole lasciare nulla al caso, e avrà giocatori a sufficienza. Giano col destro a girare sul primo palo. Benedetti, Cancellotti, Armellino, Frascatore, Regione e un altro. E un altro che l'Avellino prenderà, perché Pasquale, come ben sai, come avrai ben capito, l'Avellino è alla ricerca di un altro difensore centrale, di un quinto di sinistra, di un playmaker e di un attaccante. Quindi la batteria di difensori centrali sarà di 6 elementi. Benedetti va verso la conferma, bisognava soltanto valutarlo un po' fisicamente, ma credo che non ci siano problemi salvo colpi di scena. Quindi 6 difensori centrali, dicevamo, 4 attaccanti e siamo a 10, 4 quinti siamo a 14. E avremo poi 6
centrocampisti centrali, arriviamo a 20 più uno che può essere Sannipoli, e arriviamo a 21 di movimento con i due portieri, 23. Cionek se ne va, sì, Pellegrino, sì. Cionek non è qui, quelli che non vedete qui, eccezione fatta per Patierno, sono tutti fuori dal progetto. Se non c'è Cionek, se non c'è Marconi, se non c'è Tito, se non c'è Dall'Oglio, se non c'è Pane, se non ci sono questi giocatori qui, vuol dire che non fanno parte del progetto e che dovranno andare via. Non c'è Pezzella, non c'è Moulet, e poi non ci sono chiaramente giocatori che rientravano dai prestiti come Rizzo, Mazzocco, D'Angelo, D'Amico, non c'è Varela che andrà via, va al Sorrento. Tutti coloro che non sono qui non faranno parte del progetto, eccezione fatta per Patierno che inizio settimana prossima, tra 2-3 giorni, sarà a San Gregorio Magno. Salutiamo anche Roberto Valente dal caldo torrido del Salento. L'Avellino quest'anno rispetto agli altri parte in vantaggio avendo la maggior parte della squadra già formata dello scorso anno, Vito Picchia. Dici bene, senza dimenticare che anche lo stesso allenatore dell'anno scorso, che non è un dettaglio da trascurare. Mi viene in mente il Cesena che l'anno scorso con Toscano ha stravinto il campionato, l'anno prima con Toscano non ha vinto, però ha confermato l'allenatore ed è andata molto bene. Non si può, non bisogna cambiare sempre, bisogna dare anche un po' di continuità, magari rischiando qualcosina sicuramente, però bisogna dare continuità. Mister Pazienza ieri sera ha detto, ho chiesto in fase di confronto con la società, con i direttori, se vi fosse il minimo dubbio sulla mia permanenza, mi hanno detto di no, ero pronto ad andare via qualora vi fosse qualche dubbio, perché dovevano essere convinti, straconvinti di tenermi qui ad Avellino, ha detto, mi sono sembrati convintissimi, mi hanno ribadito la massima fiducia e per me questo vale quanto un rinnovo di contratto. L'attaccante Pasquale avrà caratteristiche un po' alla Sgarbi, attacco a profondità, rifinitura, realizzazione, un attaccante abbastanza completo. Tribuzzi in aria, destro di Tribuzzi, palla che sfiora il palo. E a proposito della base dell'Avellino dello Zoccolo Duro, ho aggiunto che l'Avellino ha lo stesso allenatore dell'anno scorso che è stato confermato, ma un altro punticino a favore è che Mister Pazienza quest'anno sta costruendo la squadra secondo quelli che sono i suoi dettami tattici e sta svolgendo il ritiro, quindi vede la squadra nascere con lui quest'anno e dal punto di vista fisico e dal punto di vista tattico. L'anno scorso è arrivato alla terza giornata di una squadra che non aveva costruito lui chiaramente, sì pur forte, però ha dovuto cambiare modulo, ha dovuto fare degli accorgimenti, invece quest'anno si parte col 3-5-2 che è il modulo che vuole lui schierare e di conseguenza si riduce anche la possibilità di errore per il mister, perché sa benissimo che non può sbagliare viste tutte queste situazioni favorevoli, diciamo. Però lui lo sa, ce l'ha confermato ieri sera. Vediamo più volte Cancellotti soprattutto qui a destra, no? Ma anche Frascatore dall'altra parte nei ruoli di braccetti di difesa, spingersi molto, molto avanti, molto oltre, quindi arrivare addirittura al cross. Ecco, Pazienza in questo momento vuole più cattiveria in aria, dice non andiamo in aria perché l'allenatore ha chiesto di andare in aria e ci andiamo tanto per, dobbiamo andare in aria cattivi con la voglia di fare gol. Thank you.
mezzala che si abbassa, dice Pazienza. In questo caso Maisto si abbassa. Russo cambia passo su Benedetti, destro incrocio. Nello stretto Raffaele Russo, imprendibile. Raffaele Russo che vedo anche molto bene fisicamente, molto, molto asciutto, devo dire. Non era facile per lui, sappiamo, reduce dall'infortunio problematico del crociato, una stagione, più di mezza stagione senza giocare, si è presentato veramente molto bene e questo è un sintomo di una voglia di riscatto, di una fame, di una cattiveria che il nostro numero 10 ha, perché vuole riprendersi quello che ha dovuto lasciare per circa una stagione e mezza. Qualora tornasse Ricciardi, Jean andrebbe via, dice Nicola Morilla, ma non credo ci sia questa ipotesi, Nicola, del ritorno di Ricciardi. Ormai la sua decisione l'ha presa, di certo l'Avellino non può stare dietro alle sue decisioni o ad eventuali cambiamenti di idea. È andata così e va bene. Pasquale, braccetto, play, esterno sinistro e punta. Quattro profili da inserire ancora e la priorità credo che in questo momento siano il play e il quinto di sinistra. Tu mi chiedevi chiaramente della priorità e ti dico che play e quinto di sinistra sono le priorità, però se dovesse nascere l'occasione per il difensore l'Avellino chiaramente non aspetterebbe semplicemente per prendere prima il play o il quinto di sinistra. Credo che l'Avellino colga un po' tutte le occasioni che si vengono a creare, però play e quinto di sinistra sono le priorità, anche perché un quinto a sinistra serve per comporre la coppia con Liotti e un play serve per andare a comporre la coppia con Palmiero. Sì sì Pasquale, l'avevo capito, infatti mi sono ho aggiunto dopo perché i commenti erano separati i tuoi. Felice ci chiede, ma non si corre più in ritiro? Non ricordo, devo dirti la verità, Felice, chi diede una spiegazione o pubblicamente o a microfoni spenti, ti dico la verità, veramente non ricordo, tanto qui c'è gol, spiegando che un tempo eravamo abituati a vedere, sai, avanti e dietro, allunghi, fondo, il classico lavoro a secco, e invece dice nel calcio di oggi dove c'è bisogno di tanta intensità, alla fine anche lavorando con il pallone si crea quell'intensità, si crea quel ritmo, perché si va sempre sotto sforzo, perché comunque si deve essere reattivi, sempre pronti sulle gambe. E quindi è una sorta di preparazione, anche se lavori con la palla, però comunque che a livello fisico ti prepara. Ecco, questo adesso non sono parole mie, io non sono un personal trainer, non sono un preparatore atletico, quindi ne so quanto voi, anche forse meno, però mi ricordo di questa teoria. E vedendo che, come dici tu, non si lavora tantissimo dal punto di vista atletico, è chiaro che forse questa teoria negli ultimi anni sta prendendo corpo sempre di più.
così. Il problema è che il sole poi se no. Ed è pure vero che di solito di mattina, sicuro, come dice anche Pasquale, la mattina di solito si fa un po' più di lavoro atletico, anche se questa mattina hanno lavorato in palestra. Calcolate che sono arrivati ieri pomeriggio il primo allenamento, poi c'è subito amichevole, magari il lunedì si farà un po' più di lavoro atletico, si farà lavoro di scarico per coloro che avranno giocato l'amichevole di domani, quindi in 2 settimane ci sarà tanto tempo. Però ricordatevi che l'Avellino giocherà tante partite, le 3 amichevoli qui, il 27 luglio contro il Crotone, il secondo memorial alla Sandro Criscitiello, il 4 agosto con la Juve Stabia, l'11 si rischia di andare a Udine se si passa il turno con la Juve Stabia, il 9 si giocherebbe contro l'Udinese alle 18.30. E poi il 18 la Coppa Italia di Serie C, il 25 comincia il campionato, quindi comunque l'Avellino ha bisogno, al di là della parte atletica, ha bisogno anche di mettere dentro meccanismi, di mettere dentro intensità, di mettere dentro ritmo, perché ci sono tante partite da giocare. Forse mai così fitto il calendario negli ultimi anni, già a partire dal ritiro. E allora ragazzi, credo che sia anche il momento di salutarsi per questa giornata, secondo giorno di ritiro per l'Avellino. Stasera non ci sarà notte ritiro, che torna lunedì sera. Vi terremo aggiornati chiaramente attraverso i nostri canali social e non. Ci sentiamo domani con Buongiorno Ritiro, vi comunichiamo anche l'orario di Buongiorno Ritiro. Domani è domenica, dormite forse un pochino di più, quindi vediamo se confermarci alle 8.30. E per l'amichevole, che poi dovrebbe tenersi comunque intorno alle 17.30-18, anche su questo vi terremo aggiornati, perché in serata sicuramente arriverà la comunicazione dell'ufficio stampa biancoverde sull'orario del calcio d'inizio. Quindi ci sentiamo domani con Buongiorno Ritiro e con l'amichevole dei Lupi. Grazie sempre per essere stati con noi, con le vostre domande, le vostre curiosità, per avermi tenuto compagnia. E forza Lupi! Thank you.